Volentieri, eccovi come sempre sul mio canale. Oggi video unboxing, quindi uno spacchettamento. Vedremo insieme quante meraviglie mi sono arrivate da parte dell'azienda NBiz. Voglio cominciare con il mostrarvi la bolla. Ecco la mia packing list, due paginette belle piene. Ho già verificato la merce. E quindi mettetevi comodi perché sicuramente c'è tanto da farvi vedere. Ho messo via la packing list e voglio cominciare dal mostrarvi queste bustine di castoni in acciaio inox. Sono nella colorazione gold, come potete vedere. Questo pacchetto è sigillato, ho dimenticato di prendere le forbici, già l'avevo visionati. E invece questi. Pacchetto da 200 pezzi, pacchetto da 100 pezzi. Invece questi qua posso mostrarveli volentieri. Anche questi qui sono in acciaio inox, come potete vedere. Sono di ottima qualità. Diametro di 8 mm, quindi è possibile incastonare degli elementi, degli strass o dei rivoli che abbiano appunto il diametro da 8 a 10 mm. Io avevo ordinato anche dei cristalli da 8 mm degli strass che però non sono arrivati perché erano esauriti. Di conseguenza metterò da parte questi elementi e sicuramente il progetto che avevo in mente lo realizzerò più in là. Altri castoni stavolta per navette, per cristalli a forma di occhio di cavallo. Sono molto graziosi, poiché di questi invece sono arrivati i cristalli che ora vi mostro, vi faccio vedere come si cioè come l'ho montato, l'effetto montato. Infatti, vedete, ho aperto il pacchettino. In questa confezione trovate 100 pezzi. La qualità è veramente ottima, sia così a prima vista, penso anche con la lavorazione di non avere problemi. Vi faccio vedere anche col cristallo montato l'effetto. Allora, qua ho preso questa colorazione, non mi ricordo adesso come si chiama la colorazione nello specifico. Questo è il codice. Sono dei cristalli da 7 x 15 mm e la confezione contiene 50 pezzi. Qui all'interno ho messo anche quello che avevo già incastonato per mostrarvelo. Si adattano perfettamente, come potete vedere. È veramente carino. Molto bello. Anche la qualità di questi cristalli è ottima. Sono molto luminosi, come potete vedere. Non sono graffiati, è veramente uno spettacolo. Wow. Molto soddisfatta della scelta. Non vedo l'ora di montarli per il mio progetto. Che cosa stavo facendo? Non so, metto via. Vi mostro ancora questo filo di pietra. È un quarzo rosa, come potete vedere, un rosa molto molto intenso rispetto al classico quarzo che sono abituato a vedere di solito. 8 mm di diametro e questo filo era in promozione a 0,86 dollari, se non sbaglio, una roba del genere. Quindi sinceramente non prenderlo sarebbe stato un vero peccato. Io amo il rosa, così come amo il verde, sono dei colori che mi stanno particolarmente a cuore e quindi ne ho approfittato, diciamo, ecco. Sicuramente ci realizzerò qualcosa. Vi rifaccio vedere il codice e vi mostro anche questo filo di avventurina. Visto, amo il verde, quindi non ho resistito anche a questo. Neanche a questo filo di avventurina. Doppio paccotto. Qui siamo una dimensione ridotta rispetto al quarzo rosa, quindi 6 mm, e anche questa è veramente molto bella, un'avventurina delicata.
Il colore sembra verde intenso nella camera, ma vi assicuro che è un verde molto molto delicato. Lo metto via così e voglio mostrarvi ancora queste perle. Sono delle perle di fiume, hanno la particolarità, di avere il foro più largo. Un foro da 1,5 mm o due, non ricordo, sa? Sembra no, un e mezzo. Sì. Sono delle perle coltivate naturalmente di acqua dolce. In un pacchetto ci sono 10 pezzi. Altro elemento che ho preso è questa fogliolina in lega. Nella confezione ci sono 10 pezzi. Ora vi faccio vedere il codice, ma voglio prima mostrarvi la qualità di questo prodotto, che come potete vedere è assolutamente fatto bene. Non è una lamina sottile tagliata al laser, ma è veramente ben fatta. Mi piaceva la forma di questa foglia, la cura di questi dettagli. Proprio mi ha colpito il fatto che avesse questo contorno così curato, il fatto che fosse traforata. Ed ero veramente curiosa di vederli da vicino, di toccarli con mano, e devo dire che è un ottimo prodotto e non vedo l'ora di impiegarlo. Questo è il codice X-Palloy, come potete vedere, quindi è una lega, non si tratta di acciaio, ma comunque è un materiale che ha un'ottima durevolezza. Ho preso qualcosa che riguarda la minuteria, vabbè, ve li mostro così piano piano. Devono esserci altri, vabbè, aghetti o perni con la testa piatta. Qualcuno nei commenti mi diceva perché li chiami aghetti, perché li chiami cerchi. Boh, io li chiamo aghetti, li ho sempre chiamati così, dalle mie parti si chiamano aghetti. Non so come li chiamiate voi, ma a me questo nome piace. Sono dei chiodini in sostanza, giusto? Sarebbero dei chiodini, ma io li ho sempre chiamati aghetti. Testa piatta, la testa è piccolina, non è grossa. E sono della lunghezza di 4 centimetri. 4 centimetri, sì. Controllo perché non sono sicura che si tratti di 4 centimetri. Sono 5 centimetri, infatti, 5 centimetri di lunghezza per questo prodotto. Invece da 4 centimetri, ecco perché mi ricordavo, ho preso questi con la testa a pallina, che non avevo sinceramente in acciaio. Sono di 4 centimetri, come potete vedere, in una confezione ci sono 20 pezzi. Altri elementi di minuteria sono veramente importanti per noi creative, per le collane, per qualsiasi altra cosa, bracciali, comunque servono. Questi sono 100 pezzi invece, e anche questi sono 5 centimetri, come potete vedere, ma sono un po' più sottili rispetto alla norma, sono da 0,6 mm, ve li faccio vedere. Quindi magari se ci troviamo a lavorare con delle pietre più particolari, che hanno il foro più piccolo, a volte le perle, questo mi accade con delle perle, o il corallo che ha il foro più piccolino, questi sarebbero veramente adattissimi per i fori piccoli perché come potete vedere è sottilissimo. Il materiale resta sempre acciaio, quindi in ogni caso è un ottimo prodotto. Metto via questi. E vi mostro degli altri elementi in acciaio inox che ho preso per realizzarci qualcosa. Sono questi cerchietti ovali, piccolissimi, davvero piccoli, come potete vedere rispetto alla grandezza delle mie dita. In una confezione ci sono 100 pezzi, anche questi qua in acciaio inox, appunto. Questo è il codice invece di questa catenina. Io spesso ordino le catenine perché o perché le voglio usare come catenina o perché
mi servono proprio come base di collana, infatti ho preferito prendere una collana già montata e vediamo l'uso che ci farò. Elementi sempre in acciaio inox, sono questi adorabili cuoricini, valutando il fatto che il pacco sarebbe arrivato più o meno in questo periodo, ho preso qualcosa anche di cuoricioso per restare a tema febbraio. Sono cuori in acciaio, sono veramente bellissimi, me li aspettavo sottili, mi aspettavo qualcosa di veramente leggero, piccolo, invece sono veramente carini, carinissimi ragazzi, guardate. In un pacchetto ci sono 20 pezzi, 30 pezzi, scusate, ricordavo 20, sono 30 pezzi. Sempre elementi in acciaio, minuteria, sono dei coprinodo, terminali per collana, bracciale, insomma, lavorazione a fili, a conchiglia, questi li chiamo io, coprinodo a conchiglia, non so come si chiamino tecnicamente, ma io li chiamo a conchiglia. Se a volte si fanno dei lavori e poi si scade magari tipo una collana, e poi si scade nelle rifiniture usando dei terminali che sono in materiali scadenti, rischiamo di rovinare tutto il lavoro, quindi preferisco adottare sempre e solo l'acciaio o altro materiale che non si annerisce in sostanza. Ho preso delle basi semplicissime per orecchini. Il diametro del vassoietto di questo orecchino è da 6 mm e la confezione contiene 100 pezzi. Vi faccio vedere. Sono tutti impacchettati perfettamente, doppio celofan, doppio, veramente una cura pazzesca. Questo è l'orecchino, la base dell'orecchino a perno. Aiuto la messa a fuoco. Non so se... Io il controluce non vedo, spero che si riesca a vedere bene. Vi rimostro il codice, quindi questo è il codice, 100 pezzi, sempre altri orecchini impacchettati, imbustati in doppio cellophane, pluriball e cellophane normale, questo è il codice, 10 pezzi. Ma vi faccio vedere di cosa si tratta. Sono questi perni a forma di goccia e hanno già la farfallina incorporata, quindi a volte selezioniamo dei pernetti che non hanno propriamente aiuto. Io mi devo spostare la sedia. Ok. Dicevo che prendiamo dei pernetti che non hanno la farfallina, questi sono non solo in acciaio, non solo sono bellissimi, veramente bellissimi, sono anche completi di farfallina dietro e mi piacciono davvero tantissimo. Volevo provarli, li vedo sempre perché non è che siano dei perni poi così particolari, sono molto comuni, ma io non li avevo mai presi e volevo veramente trovare questo prodotto, toccarlo da vicino. Altri perni che voglio mostrarvi, vi metto il codice qui in vista, ma ora ve lo faccio vedere meglio. È questo perno qui. Guardate. Wow, anche questo con farfallina dietro. Acciaio inox, pure questo qui, e in un pacchetto ci sono 4 pezzi. Anche questi perni sono confezionati con cura e attenzione perché, come potete notare, i perni arrivano proprio con il pluriball o doppio cellophane. Questo è il codice. Ho preso le gommine per invece queste basi per orecchini qui che erano sprovviste. Io devo dire che li utilizzo largamente, questi qua li impiego tantissimo, questi in gomma, o silicone o plastica che sia, sono in silicone.
E li adopero veramente dappertutto, anche se faccio degli orecchini preziosi, anche se utilizzo dei perni in acciaio. Io con questi so di andare al sicuro di non ricevere lamentele, sia perché sono anche più comodi. Io per prima utilizzo questi e mi trovo veramente bene. E quindi da quando li uso mi trovo così bene che non li cambio più, quindi li ordinerò sempre. Perché mi ci trovo veramente bene. Una confezione contiene 200 pezzi. Poi una carineria che faccio, che quando magari dei clienti prendono degli orecchini da me, abbino sempre una bustina con i gommini di ricambio. Magari può capitare, sono trasparenti, sono piccini. Mentre una si infila l'orecchino, casca, allora come sostituire il pezzo che perde. Ho preso anche questi distanziatori in acciaio inox, sono delle sfere, la confezione contiene 10 pezzi. Il diametro di queste sferette è da 6 mm, è di 6 mm, scusate, questo è il codice. Sono belle pesantucce, non sono delle sferette in lamiera, ma sono veramente delle sfere piene. Anche questi foro grande. Già esattamente come impiegarli. Dopo tutta questa minuteria non poteva mancare un po' di luccichio e mi sono coccolato un attimino prendendo degli elementi in Swarovski. Ho preso questo Rivoli Crystal da 18 mm, che è veramente qualcosa, ragazzi. Non so se voi possiate cogliere lo splendore. È qualcosa di meraviglioso, veramente. Questo è uno Swarovski. Non era rovinato, c'era qualcosa attaccato dietro. E questo qui è il codice di questo prodotto. Quindi 18 mm, codice del prodotto. Altro regalino luccicoso sono questi Swaro Rivoli, ovviamente da 10 mm, non ce li avevo da 10 e quindi volevo provare a realizzarci qualcosa. La camera veramente non rende, ma sono degli emerald, sono verde scuro, ma non so perché non si colga bene il colore, ecco, forse così. Una luce straordinaria. Codice di questo prodotto è questo. Sono due pezzi stavolta nella confezione. E poi questo filo di cipollotti da 3 mm. Questo colore è delicato e perlato. È un bianco matte perlato, bello luccicoso, delicato, sta bene col rosa, sta bene con l'acciaio, sta bene col cristal. Vediamo cosa uscirà fuori. Ultimi elementi da mostrarvi, questo rotolino d'elastico da 0,50. Il diametro di questo elastico è quello sottile rispetto a quello che utilizzo per i bracciali in pietra, e l'ho preso appositamente per quelle pietre appunto che hanno il foro un po' più piccolino. Ultimo elemento sono questi sacchetti di plastica, 20 pezzi, 13 per 18 cm. E mi servivano, li ho presi proprio con il tema in vigore in questo periodo. Spero che troviate interessanti questi materiali, questi suggerimenti piuttosto che i materiali. Quanto prima realizzerò dei video per mostrarvi appunto l'impiego, per mostrarvi materialmente la consistenza di questi materiali, appunto creandoci qualcosa di concreto. E niente, io come sempre vi abbraccio, vi saluto e ci troviamo presto sul mio canale. Ciao!